1923 è l'anno della pubblicazione del primo numero della rivista americana Time, anno in cui viene inaugurata la famosa scritta Hollywood, anno di nascita di personaggi illustri come Valentina Cortese, Franco Zeffirelli, Giorgio Albertazzi, Sergio Zavoli, Maria Callas. E l'anno 1923 è l'anno di nascita dell'avvocato Elio Salerno. Nel 1977 invece, l'anno di questo successo in sottofondo, Leo Sayer con You Make Me Feel Like Dancing, anno in cui si è all'uscita sui grandi schermi di Guerre Stellari, anno che dà i natali a cantanti come Shakira e Lisa, e l'anno di nascita del nostro Davide Carmelo Maria Ortiz. Con la nostra personalissima macchina del tempo facciamo un salto al 1969, anno di Get Back dei Beatles, che ascoltiamo in sottofondo, anno della strage di Piazza Fontana, l'anno del concerto di Woodstock e l'anno dello sbarco dell'uomo sulla luna, anno di nascita di Nunzio Lorè. Nel 1948 invece l'anno di questo brano di Doris Day, It's Magic, anno in cui un giovane operaio giapponese crea la celebre casa motoristica Honda, anno importante per la discografia, nasce il 33 giri, anno in cui si ha la prima uscita del fumetto Tex Willer, anno di nascita del conduttore di questo programma, il professor Giorgio Caffè. Buonasera. Grazie anche del titolo che mi avete attribuito, anche perché ancora insegniamo, lavoriamo a scuola. Allora, a tutti grazie per essere qui, grazie al pubblico presente, grazie al gruppo Associazione Teatro Stabile di Augusta che nella sua sala ci ospita da ormai 4 puntate, questa è la quinta puntata, vero? Siamo con l'avvocato Salerno, nostro ospite fisso con non solo te, con Claudio, che è suonato? Non c'è, hai visto Claudio? È perché il buon Davide Maria mi ricorda un dio greco romano, l'imperatore Claudio, con questo suo capitatore, questo suo profilo, in effetti potrebbe fare, e glielo ho detto tante volte, l'attore cinematografico. Va bene, questi sono i nostri ospiti. Adesso abbiamo una donna, Elisabetta Del Nullo, un ospite gentile, una poetessa di Augusta, Elisabetta Del Nullo. Eccola qua. 1973 è l'anno della prima telefonata di un cellulare portatile, l'anno di inaugurazione del Sydney Opera House, teatro dell'opera della capitale australiana, anno di nascita di celebrità come Ilaria D'Amico, Christian Bieri, Paola Cortellesi, ma è l'anno di nascita dell'autrice di 37 passi dentro, Elisabetta Ternullo. Bene, abbiamo ripetuto, visto che il bis, l'applauso ripetuto, ma io mi domando ogni volta con questa data di nascita, che è un'idea benedire, perché è legata alla musica, legata ai fatti memorabili della storia, però ecco, noi già abbiamo fatto capire quando è la signora Ternullo. Di solito non si chiede l'età alle signore, ma allora si può chiedere. Allora si può chiedere perché è giovane. Anzi, vero? Anzi, oggi, oggi abbiamo appunto anche appurato che Giorgio Albertazzi è coetaneo di Salerno, anche Sergio Zavoli, anche Zeffirelli. E la Galla si è già trapassata miglior vita, però questi personaggi che abbiamo citato ancora vivono. E cioè Zeffirelli campa. E poi abbiamo ricordato Albertazzi, avete stato qui a noto l'altro giorno di dicembre. E allora Elisabetta Ternullo è una nostra poetessa che ha pubblicato un libro ed è il seguente, 37 passi dentro, che è un libro anche
dal punto di vista dell'immaginazione su carta, no? Carta lucida, sì, con le fotografie, pagina lucida, infatti, sì, con le fotografie della stessa autrice, o sbaglio, no? Esatto. Vero? Sì, sì. Ecco. Ma c'è uno studio, la foto è legata, non so se adesso con la telecamera possiamo inquadrare, e la foto è legata al tema del spettacolo, esatto, no? Infatti qui c'è un cerchio fotografato, giusto? Esatto, con la poesia cerchio. E la poesia è cerchio. Sì. Ora, allora... Sono 37 vestiti, no? Io li chiamo 37 ah, sì? vestiti per il 37 poesie. Una delle poesie è il cerchio, però in realtà il titolo è 37 passi dentro, che mi ricorda un titolo di un film di Argento, o sbaglio, qualcosa di simile. Cioè, c'è un eco argentiana? Argento, argentina no, perché argentiana. Lo possiamo dire, Davide? Sì, si può anche possiamo dire, me mi rievoca un altro quale? Colpi un altro di spazzola. Colpi di spazzola, già vero, di una catanese che ha fatto fortuna con 37 colpi di spazzola. Erano 37, lo sbaglio. Erano 100 colpi di spazzola, pensate. Vabbè, io 100 colpi di spazzola. 37 perché? Ecco, allora a questo punto domandiamoci, come mai questo 37? 37 perché io un tempo scrivevo, no? Poi ho smesso a circa 30 anni, anche un po' prima ho smesso, e poi a 37 anni è successo che ho ripreso la matita. A 37 anni. Sì, ho ripreso a scrivere. E così, insomma, 37 passi dentro segnano il percorso per arrivare fino al punto in cui ho ripreso, insomma, la matita e ho cominciato a riscrivere. E passi dentro perché sono poesie. Dentro l'anima, giusto? Esatto. Dentro se stessi. Interiore. È un percorso interiore. Sì. Benissimo. Che poi ho pensato di vestire con 37 fotografie. Ecco, e così ho contattato, 37, insomma, foto 37. Sto vedendo che la signora ha fatto delle belle fotografie. Sì, infatti. Sono sue le fotografie. Gli scatti sono di due ragazzi appassionati di fotografia, anche loro di Augusta, due amici che ho contattato, perché so della loro bravura. E però all'inizio io avevo pensato di fare degli scatti non su di me. Avevo già scelto una coppia di modelli bellissimi, oppure avevo in mente dei paesaggi un po', no? Un po' suggestivi. E loro invece hanno deciso che dovevo essere io la musa ispiratrice di me stessa. Mi hanno detto così. Io all'inizio assolutamente ero contraria, non volevo esporre anche l'aspetto esteriore. C'ero già nel libro con il dentro. Con le adesso poesie. C'è il dentro, ecco, e fuori. E non il volevo guscio il cuore e il guscio. Esatto. Allora, posso leggere una poesia? Vediamo. Posso leggere, il titolo è Sognando, e questa è la foto, ed è una foto che anche sia carina da vedere, anche su uno scoglio. Uno scoglio, appunto, sta sognando la nostra autrice, si vede che l'espressione è meditativa, no? Crederei che tu, luna sospesa, allacciata e sottile, distante ma accessibile, sedotta dall'arcobaleno della mia gonna, possa condurmi al sogno. Spererei che le dita intrecciate leniscano il cuore, che occhi meravigliosi e mischiati incontrino colori delicati. Amerei, incantata. Desidererei te, che ci guardi appesa e attratta, e t'attirerei ancora una volta, per tutte le volte, per liberarti. Così finisce, no? Per liberarti. Bene. Avvocato, ha rispettato le pause, Giorgio? Perché tornando al discorso di prima, no? Ma lei è un provocatore. Forse mi fa parlare. Ma lui questo deve fare. Lui deve fare il disturbatore. Almeno è stato scritturato. La zanzara. È stato scritturato. È stato scritturato. Poco fa con l'avvocato si parlava proprio di rispettare le pause durante una conversazione. Cosa succede? Come si fa la dichiarazione ai giorni d'oggi, per esempio, alla villa di Augusta? Una ragazza, un ragazzo, passeggiano alla villa di Augusta. Passeggiano, ormai non passiamo più. Le anime morte. Forse fingiamo. Possono passeggiare. Possono. Se ritengono di creare con la fantasia,
propria, stando sul luogo, di creare un ambiente che gli sia propizio, che li indulga a fare, li induca a fare quella dichiarazione della quale si sa e sappiamo che si fanno tra i giovani. Però c'è un guaio. Io, visto che la signora parla in italiano. Ah, ecco, già, giusto, giusto. Parla in italiano. Non c'è una parola d'analisi, non c'è. Ah, e ho fatto bene. E c'è che non parlo. No. Perché? Quando due ragazzi scambiano i loro sentimenti, sì, oggi, con l'accento che prevale, non so come, nel nostro ordinario conversare, sì, la ragazza, sì, perché io sono stata questa mattina a vedere il mercato e c'erano le mutandine stornute, c'era... E così comunque. Questa nampera, non mi serve. In questa maniera si parla. Ma che dichiarazione d'amore ci fai? Parlando con un naso? Non è vero. Non è stomachevole questo. Infatti quanto vale l'armonia della lingua. E si diceva all'amico Mauro. Nunzio, Mauro Italia. Mauro è... Ma in questo momento è fuori giro. Ah, eccolo là. Un po' di confusione non fa male. Anzi, arricchisce sotto certi aspetti. Bene. Però, quando parlavamo poco fa, io avevo un professore di italiano, bravissimo, però aveva la disgrazia di essere catanese. E quindi la bocca sono vuota al fiero pasto quel peccatore forbendo le capelle del capo che gli avete dentro il guasto. Poi comincio, tu vuoi che sono il disperato dolore, che ancora mi preme già pur pensando pregione favelli. Certo, pagatanesi, un interrogativo su Sulai. Anche noi abbiamo un problema, poi eventualmente discutiamo questo problema. Augustani o augustanesi? Questo è un dilemma. È un errore di grammatica. Perché? Perché augustano è l'aggettivo che viene da Augusto. E allora che motivo c'è di fare augustano? Sì. Perché è trascinato dal dialetto. È brava, è lì. Quando parliamo di dialetto, quando andiamo, ma perché c'è un ibrido ormai, una mescolanza inglese, lei diceva inglese, ormai step by step, il prossimo step. Chi è sto prossimo step? Un prossimo gradino, un prossimo passo. Ah, ma dire per forza in inglese. Il prossimo step. Non mi ricordavo, nei dischi c'era One Step. Step, One. Era un balletto così. Anzi, un balletto. E ora dico Cirillo, poi ci pensa, vediamo se riesce a trovare questa musica qua. Possiamo trovarla. Però io vorrei intanto coinvolgere il nostro Davide Ortisi, vediamo un po'. Possiamo trovare una fornitura per la signora Elisabetta? Ma prima della signorina... Signora, ma non si sono più, signora. Ma ha presentato a Samarito? Ma ha presentato a Samarito? Stava attenta, Attenzione. O fa, ma tutto questo è Samarito. Io vorrei riprendere il discorso dell'avvocato sulle lingue, il francese, inglese, gli anglismi. Hai scritto anche... Gli anglismi sono ormai una marea, guarda, un'ondata, peggio dei migranti... su cui non vogliamo dire però niente, è importante una cosa, diciamo niente, però. Questo quando l'hai scritto di giorno o di notte, perché è fondamentale sempre di notte, concepito di notte, bravo. E partorito di giorno, di giorno. Di notte lui medita, io medita molto. Ma partorito di giorno a quale ora del giorno? Di notte già è giorno. Perché ora, scusami, le due di notte già è giorno. La notte fonde è mattino, va bene. Allora, la lingua francese è la lingua dei modi di fare, dell'eleganza, degli eufemismi. La lingua inglese è la lingua del rock, ma della finanza e delle aziende e dell'informatica, ed amplifica un certo senso di professionalità. La lingua italiana
è la lingua della lirica, del teatro, del cibo, dell'arte e della letteratura, una lingua gaudente che mira all'edonismo. Bravo! Va benissimo. Allora, torniamo ad Elisabetta Del Nullo. Questo libro, ecco, a proposito, quando è stato partorito, in quanto tempo, frutto di un lavoro di anni, è stato pubblicato l'anno scorso, mi pare. L'abbiamo presentato 2013. Sì, a fine anno, 2013, a dicembre, però c'è un lavoro dietro di circa un anno e mezzo. Nel momento in cui ho deciso, no, che volevo pubblicare, ho chiamato i due fotografi, sono Mario Di Salvo ed Enrico Petracca. Che vera poesia. Che è fantasia. Giusto. Sa perché le dico. E quel libro è qua. Le dico, sì, questo è il libro della nostra ospite. Lei ha ospite. Una fantasia formidabile, stupenda. Grazie. Che no, veramente, che la fa apprezzare, guarda. Mi piace volare. La fantasia. Io lo dico sempre, no? La fantasia. Ma che cos'è la fantasia? Federico Schiller diceva: c'è un vaso per accogliere le opere della fantasia. Quale? La fantasia. Quale? Quale? La fantasia. Per forza, la fantasia. E ipsa. Appunto. Scusa Giorgio, ma leggendo le cose complesse non si può rimanere complessati? Certo, perché poi a pure di leggere i filosofi uno rimane complessato e dice: ma che cos'è questo sistema filosofico? Cosa alla fine, cosa ne abbiamo noi? Ci vuole un crivello. Un crivello per... Che è il nostro intelletto. Che ci consente... di fare la cernita, accettare, ecco. Leggere, capire, far proprio, esprimersi da se stesso e per se stesso. E trovare la propria via di espressione, credo che lì sia poi la chiave, no? Trovare proprio la propria via. La propria chiave di volta, esatto. Potremmo anche dire. Sì. Benissimo, allora leggiamo un altro testo, lo vuoi leggere? Per carità, io non ho... Preferisco se legge lei, Passione. Passione ha vinto il primo posto ad un concorso. Va bene, Passione, eccola qua. Sarai sangue che defluisce rigoglioso tra palpito e pensiero, ebrioso, slitta, senza sosta, tra volontà e arrendevolezza. Sarai pelle che gratta nella pelle fino a sfogliare l'eccedenza e svelare l'essenziale. Feroce impulso che esige estro e brama generosità. Sarai voglia, concessione, pretesa, scioglimento, scarcerazione e danza che incalza fiera e intreccia passi ritmati di complicità. Benissimo. Allora, Passione. È un punto di svolta, perché io dico sempre, un conto è quando scrivi per te, no? Come valvola di sfogo, come tua espressione personale. Un conto è poi quando magari ti spingono un attimo a presentare una poesia ad un concorso e questa poesia prende il primo posto. A dispetto, uno viene invogliato a continuare. Memoria ha preso un altro merito, è stata pubblicata da poco, anche con una... Memoria dove si trova, vediamo? Perché questa è la prima volta che io sto studiando il libro. Chi è l'editore? È un libro, è Cartago. Cartago, di Catania. Cartago e di Catania, vero? Sì. È un libro che ci sta dando parecchia soddisfazione. Ne andiamo fieri, io lo considero una piccola opera d'arte, mi voglio vantare un attimo. È venuta fuori una bella forma. Qual era il passo a memoria? Beh, infatti la foto è per rispecchiare un po' il ricordo, no? Mm-hmm. Io piccola sì. Ecco, la vogliamo vedere se possiamo inquadrarla. Ecco, questa è la foto. Aspetta Giorgio, però è una foto. No, è proprio la bimba che tiene questa foto, il grande davanti a sé. Ho capito. Quindi è proprio vera, non è stata mutata. No, ma... c'è questo scatto grande che la bambina teneva in mano.
come a dire che il volto da adulto, no? Comunque tiene in sé sempre il bambino, il bambino, ecco. Il fanciullo, esatto. Di cui parla Pascoli nelle sue poesie. La memoria poi ricorda anche le rimembranze di Giacomo Leopardi, giusto? Lei avete studiato a scuola, sicuramente, il programma italiano. Chi era l'insegnante vostro per ricordarla? La professoressa Danieli, Danieli. Ragioneria. Anna Danieli, non mi ricordo nessuno. Vabbè, comunque, intanto l'abbiamo citato. Di Augusta, se non sbaglio. Sì. Di Augusta. Accolsi la forza, ricordo, raccolsi anche le briciole. L'alba mi trovò appena prima di scappare, quando, astuta, trascinavo lacrime nel sorriso di quel ritaglio che mai ci vide invecchiare. Bene, allora ci congediamo con... Chi c'è l'aforisma? L'aforisma della... Pronto? Sì, pronto, pronto. Lei vuole dire qualcosa, Avvocato Salerno? Non volevo dire del solito. Prego, eccolo qua. Eccolo qua. Perché... Io appunto l'ho visto e poi a volte ho anche un problema di luci, sto anche picchiando anch'io e vabbè, pazienza, qualche consonante un po' piccolina per me, consonante. Problemi alla cornea. Problemi alla cornea, sì. Allora, il poeta è un costruttore, anziché usare i mattoni, usa le parole. La scrittura è indelebile. Nel tempo, ma le idee e i pensieri sono soprascrivibili. Cioè? Che vuol dire? Ci potevo scrivere di sopra? Ci potevo scrivere di sopra? Non ci sono delle idee ferre. Giusto, ferre no, niente, no, non sono là. La scrittura è piena di dubbi. Piena di dubbi, bravo. Va bene, socratico, dubbio socratico. Il dubbio è proprio socratico. Il dubbio socratico. Bene, brava, grazie Elisabetta Annullo, grazie a questa partecipazione.